Ciao a tutti ragazzi, come sapete ieri è riniziata la scuola. Ok, sì, mi è andata abbastanza bene. Sono cambiati dei professori e una prof rimarrà ma non ci farà più alcune materie, cosa che mi scoccia da morire. Ma la vera domanda è, cosa ho portato a scuola? Il primo giorno non bisognerebbe di solito portare tanta roba, ma io ho portato uno zaino intero, anche abbastanza grossino. Ma andremo a vedere cosa c'è dentro. Già avete uno spoiler. Lo zaino non è il mio solito di scuola perché io ce l'ho della 7, però è uno zaino che c'avevo in casa, quindi ho portato questo che era un po' più piccolo. Iniziamo. Questo è un quaderno che io lo chiamo tipo quaderno delle stupidaggini, diciamo, perché ci faccio tutte quelle cose che non posso fare in nessun altro quaderno, oppure quaderno di casa. E l'ho portato in te a casa, dovessi prendere qualche appunto, e mi è stato anche utile perché ci ho preso tipo gli appunti di inglese. Quindi è stato ok. Quest'altro invece è il mio quaderno degli appunti, che è proprio un quaderno degli appunti, che se noi l'andiamo ad aprire ci sono tutti i divisori con la scritta materia e insegnante. Accidenti a quando ho scritto l'insegnante, perché ora gli insegnanti mi cambieranno e quindi cambierà insomma l'insegnante, ma non importa, l'importante è che ci sia tipo la materia. Poi, come prossima cosa, borraccia, classicissima borraccia, però è finita. Poi, ora mi sono cadute, squadrette che sono veramente carine perché, vabbè, dopo le rimetto. Quadrette e riga che sono veramente carine perché non sono carine solo di estetica, cioè sono anche utili perché sono piccole, quindi sono portabili dappertutto. Ora non fate come me che ci tenete la scatolina, che io lo faccio per tenerle più compatte, ma questo è il risultato. Eccoci, ora ve le faccio vedere, sono veramente carine. Poi prossima cosa, andiamo qui via. Il diario. Quanto è bello! Cioè io tipo ragazzi adoro Harry Potter, il diario di Harry Potter. Ovviamente noi siamo fannissimi di Harry Potter, veramente, quindi non potevamo non prendere il diario di Harry Potter. All'inizio l'ho guardato e ho detto, ma non è un po' da infantili, cioè non voglio prendere un diario di un film, perché dovrei prendere un diario di una qualche marca comics, smemoranda, Tinas. Però c'erano quelli più da infantili, da bambini, con il coso più gommoso, la copertina più gommosa, i disegni molto grandi. Questo invece aveva la foto del famosissimo trio, quindi non potevo non prenderlo. Anche perché non è per niente infantile. E ho già iniziato ad utilizzarlo. E in fondo ci sono anche gli sticker, che io, scusatemi tanto, ma non scambierò, perché sono tipo bellissimi. E peccato che ce ne sono pochi. Qui ne manca uno, che è lo stemma di tasto rosso, perché se noi andiamo al 18 giugno, perché il bello è che di questo, in questo diario non ci sono, non c'è luglio e agosto, perché finisce il 7 luglio e rinizia il 30 agosto, questo vuol dire che non c'è il mio compleanno, e io ho il vizio di segnarmelo sempre tutto colorato, quindi sono dovuta andare nel 18 giugno. E me la sono tutta bella decorata, più 13, perché sarà l'anno prossimo. E me la sono tutta bella decorata. E qui ovviamente c'è la stemma di tasso rosso, perché se non lo sapeste, la mia casata è tasso rosso. Se non lo sapete, la mia casata è tasso rosso. Lealtà. Io vado sulla lealtà. Ultima cosa, ma non per importanza, anzi, tutto il contrario, l'astuccio. Allora, ringrazio un botto le mie amiche perché per il mio compleanno mi hanno regalato questa astuccia della camomilla, ma non solo, perché anche all'interno ci sono un sacco di cose, se non tutta la cancelleria che mi hanno regalato. A scuola ho portato tutto ciò che mi hanno regalato, meno le due magliettine e i due quadernini, ma la cancelleria tutta. Allora, ho un paio di forbici, dopo vi dico anche cos'è che loro mi hanno regalato. Baci baci ragazzi. Un paio di forbici con i gattini. Una colla. Poi, penna rossa dei Minion, cioè ci ho messo i Minion, quelli che si trovano nel Parmareggio. Penna verde, questo è il mio Minion preferito con gli occhiali da sole. Poi, un pennarello e una matita rosa, anche se il rosa non mi piace. Lapis, matita, come lo chiamate, classico. Penna nera, tutta colorata, bellina, verde.
ancellina bianca liquida. Infine, questi me l'hanno regalato le mie amiche. Evidenziatore verde della Stabilo. Questo l'ho già fatto vedere, vero? Stabilo Boss giallo classico. Poi, questo me l'hanno regalato le mie amiche. Evidenziatore verde della Stabilo. Perché, ragazzi, è il mio colore preferito, quindi baci baci. Curo lecca lecca veramente chiattissimo, piccolino. E poi, ultimo ma non per importanza, un quadernino, diciamo, dei post-it con gatto, plants, important e tutti questi mini post-it colorati. Cosa avete portato per il primo giorno di scuola? Allora, io vi saluto. Vorrei farvi notare che sto cercando comunque di fare più video per recuperare un po' ciò che non ho fatto in estate, i video che non ho fatto in estate. Comunque, io vi saluto. Baci baci. Ciao! Se vi volevo far vedere anche l'outfit che con mi sono vestita. Quindi, allora, meson, quindi maglietta rossa e nera e anche pantaloni rossi e neri, Vans rosse e nere, collana rossa e nera, e poi c'avevo anche la coda alta con lo scrunchie rosso e poi l'orologio nero, quindi e ero tutta completamente rossa e nera, e anche i calzini, ora non si vedono, ma anche i calzini rossi e neri, quindi proprio completamente rossa e nera.